Bella ragazzi, sono The Fede Fortin e benvenuti alla nona parte dei Wolfrug di Far Cry 3. Allora, dobbiamo andare a fare la nuova missione, che dovrebbe essere quella di Buck. Allora, andiamo qui ad... È quella di Buck. Andiamo a Bad Town. Vabbè, la città con il nome spettacolare. Allora, caricamento. Famo sto caricamento, se sbriga, ci fa un piacere. Le siringhe preparate ti aiutano a esplorare, combattere e cacciare. L'abilità abbattimento a catena permette di uccidere rapidamente più nemici in sequenza. Buono a sapersi. Allora, io direi, prima... Oh, da dove è uscita sta ferita? Ah, che schifo, madonna, già sono capucchi. Allora, compriamo le munizioni. Allora, se sa mai, succede qualcosa, le munizioni ce l'ho. Allora, andiamo su munizioni. Idiota che sono. Ma perché mi sta puttando col fucile quello? Allora, munizioni, ma perché non vado su munizioni? Fucile d'assalto, compra e compra. E poi, fucile di precisione, compra. Poi volevo vedere una cosa. Speciali che ci sta, arco, bengala. Bengala. Che è il saldatore? Ah, il saldatore. Bengala, l'arco e lanciafiamme. Prima o poi prenderò l'arco. Adesso no. La compriamo. Oh, a proposito, fammi vendere tutta sta roba che ce n'ho abbondante. E questa la teniamo. E mi voglio comprare quello che stavo vedendo. E la corazza. Vai, compra corazza. Allora, adesso andiamo a fare la missione. Aspetta, oh, quanto sta lontana. Mettiamo qua il segnale. Ok. Allora, ho sbagliato già direzione. Allora, 100 metri all'arrivo. Magari... No, non dovrebbe essere dentro al villaggio, oppure sì. Potrebbe essere dentro al villaggio. Fate le vostre scommesse. E invece il vento è dentro al villaggio. Mi sono proprio sbagliato. Pensavo di che stava fuori. Allora, andiamo da Buck. Aspetta che trovo l'entrata. No. Eccola qua. Entriamo. Oh, che è successo qua? Ti morti. Ecco Buck. Sei Buck? Beh, non è il mio compleanno, ma tu sei il mio regalo. Sto cercando il mio amico, Kit. No, nada, non mi dice niente. L'hai comprato da Hoyt. Ah, lui! Ha detto che si chiamava... Tu sei fuori. Va bene, allora, veniamo al sodo. Tu devi essere Jason Brody. Senti, voglio solo Kit. Jason, non siamo mica dei selvaggi. Siamo uomini d'affari, capitalisti responsabili. Io ho qualcosa che tu vuoi, giusto? È un prodotto e tu hai qualcosa per me. E che cazzo sarebbe? Oh, che caratterino, Jess. Stai attento. Se mi uccidi non lo avrai mai indietro. Trovami questo. Se ci riesci, siamo belli e pari. E Kit viene via con te. Portami ciò che è andato perduto. Oh... Ho già visto questo pugnale. Pugnale? Dici un pugnale? Questo non è un pugnale, è arte! C'è più storia in questo che nelle vostre chiappe messe assieme. Questo è il mio prezzo, capito? Dove lo trovo? Un cercatore di tesori sapeva dov'era. Ma Vals si è preso la sua barca, la sua ricerca su un tesoro cinese e la sua truppa. Sai cosa ha trovato? Il pugnale? No, non il pugnale. Ma la sua posizione. Vuoi riavere Kit? Sali in barca e scopri dov'è l'artefatto prima che se lo fotta qualcuno. E ora via, fuori dai coglioni. Molto simpatico questo Buck. Allora, andiamo prove del mare. Bellissimo. Allora, usciamo da questo posto. Ah, sta di qua la porta. Ma che c'è per terra?
Ammonizzo. Allora, vediamo. Qua, là ci stanno le cascate, belle, carine. Ciao cascate. Allora, andiamo a trovare sto pugnale. Ah, che faticaccia. Questa è una missione alla Indiana Jones, però. Sarà figa. Allora, la macchina no, eh. Allora, ecco la nostra bella cappa. Eccola, l'ho chiamata. Oddio, ecco una bella macchinetta. Macchinetta. Allora, interagiamo. Una bella retromarcia. Guardiamo dietro se c'è qualcuno. Si parte. 700 metri all'arrivo della nostra tappa. Oh, tutto in discesa, attenzione. Non potevano mettere pure le biciclette? Cano solo quelle. Oh, salto della macchina, attenzione. E resiste, questa sì che è una macchina. Oh, c'è un messaggio. Si va prima i messaggi. Messaggi sono di vitale importanza. Allora, vediamo dove sta sto messaggio. Qua ci dovrebbe essere un corpo. Ah, dove stavo? Quanto che... Ma intanto la missione, un pezzo di storia, infatti la nostalgia. Vabbè, sto messaggio non si sa dove sta, è sparito. Se lo so fumato, sognato, che ne so, ci hanno fatto quello che gli pare. E allora io vado a fare la missione. La macchina è ancora intatta, si vede? Guarda com'è ridotta però. Non è messa tanto bene, è cresciuta l'erba. E quanto tempo ho lasciato, il muschio ci sta dentro. Oh, attenzione. Ah, ah, ce l'ha fatta. Mi esce il fumo. Non credo sia un buon segnale. Un buon segno. Allora, nemici. Oh, ma che ca... È volata la macchina. Oddio, che cosa epica. L'ho coltellato. Mori, mi ha di sprecare munizioni. Vabbè, due si possono sprecare. Basta ripiarle dopo. Allora, saccheggiamo. Che troviamo? Tre. Perché tre? Me l'hanno preso in giro. Oh, andiamo con la moto d'acqua. È più gangsta. Là ce ne sta un'altra, però io voglio questa. Ole. Guarda che figo, alla Baywatch. Quando avete bisogno di me, fatemi un fischio. Sono Jason Baywatch Brody, come si fa su Facebook. Infiltrati nella nostalgia. Chi è nostalgico? Sono nostalgico. La nostalgia della mia casa. Oh 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 oh. No, non mi guardare. Ecco, meno male. Ma mo vedi di dato cavolo mi infiltro io. Ah, tamponato con la macchina. Oh cazzo, tanta gente. Ma io direi sott'acqua ci deve essere un qualcosa per entrare. No, allora, ah, ci sta la scaletta. Perfetto, saliamo a sta scala. Allora, qua non ci sta nessuno. Questo mi aspetta da dietro. Zitto. Abbattimento, 30 XP. Zitti, zitti, zitti. Olè, un'altra battuta. Adesso manca quest'altro che sta arrivando, non lo sento. Eccolo, si avvicina. Mori. Lo so che nessuno sospetta di me. Allora, o sta là sopra l'altro. Non conviene adesso andare là. Sarà qualche ribelle che rompe il cazzo. Ok. No, mi stanno vedendo. Allora, saliamo qua sopra adesso. Vediamo, magari si vede qualcosa di più da qua. Mori. Oh, mini che pigna. Ah, aia, sto crepando.
Ma perché gira sempre il deficiente così? Allora qua sopra che ci sta? Quello con la corazza. Ah. Ai 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 ai, proiettile, proiettile. Ah. Qua ci sta quello con la corazza, quindi una bella cecchina del crepa. No, non crepa. Oh, madonna. De fatto de ferro. Mori. Oh, ma manco questo mori. Ma sono invincibili quelli di Vass. Ma guardalo. Oh, tre colpi. O è il cecchino che fa schifo o sei mortale. Ah. Oh, vabbè, però è rotto il cavolo. Una bella granata e passa la fantasia. A meno che, ecco, non ho lisciato. Ecco, adesso ti prendo però. Ah, sto morì, sto morì, sto morì. Curati. Ah, ma perché questo fa schifo? Allora. Oh, ma crepa. Oh, è stufato adesso. Oh, ma non mori proprio. Oh, alleluia, con un headshot è morto. Finalmente. Se ne poteva più. Ah, sto crepà. Cura, 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 cura. No, ma ci mette di più questa cura così. Vabbè, l'importante è che sei cura. Vai, abbatti. Bravissimo. Più 30 XP. Allora, a me servirebbero un po' di munizioni, però vabbè, scialla. Questo quante c'ha? 50, vabbè, un po' messo meglio. Anzi no, voglio la mia cappa, sono fedele. Comincia la missione con questa, la finisco. Tieni premuto quadro per interagire, vai. Che forza sovrumana. Adesso c'è il caricamento, bellissimo. Ah. Dai, caricamento, sbrigati. Ok, avanti, mi serve la ricerca. Oddio. Cioè, ho visto un tizio. Allora. Merda. Eccolo qui. Ok, l'abbiamo battuto. Vediamo qui se c'è qualcun altro. Vabbè. Oddio. Mi era preso un colpo. Allora. E ci stanno gli altoparlanti. No, cavolo. Sono fregato. Allora. Questo sacchettello. Questo qui pure. Idem. Oh, cavolo. No, sacchettello lo stesso. Scialla. Dove sta l'altoparlante? Ah, crepa. Ah, mette paura a me quello. Ok, questo si è distrutto. Quest'altro me devi dito sta mo de coso. Tanto parlante. Vabbè, starà piano di sotto, di sopra, che ne so. Allora, andiamo avanti. Oh, ma che ci sta qua dentro? La peggio roba antica, la Indiana Jones. Come ho detto prima, la missione di Indiana Jones, c'è sta roba di Indiana Jones. Gli hanno rubato, sono entrati dentro casa e gli hanno rubato un po' di statue. Allora, adesso. Oh. Oddio! C'è il tizio. C'è il tizio tutto corazzato. Ah, non è morto, attenzione. Ma la vita infinita, madonna, ma che è? Oh, sembra il Juggernaut di God. Saccheggiamolo. Scommetto che la posizione del pugnale è qui dentro. Eccola.
Quella bussola sembra importante. Forse mi porterà al pugnale. Oh, muoviti, cazzo! Mi prendi in giro? Allora, eccoci tornati qui. Nuota velocemente, sbrigati. Allora, si passa per... Oh, un ducat... Dove si passa? Ma qua mi sono incastrato, aspetta. Torna indietro per fuggire. Ah, ecco, si passa per dire. Ah, è sopravvissuto, meno male. Io non ci avrei mai fatto. Ho capito, allora, chiudiamo le porte, non si sa mai. Ok. Non terrà a lungo. Chi è che parla? Ma tutto storto, c'è sto qui una mazza. Ti raggiamo? Che ne so, c'era scritto. Allora, vediamo. Oh porca. Ok. Passi a nuoto velocemente. Allora aspetta, devo mettere dritto. Ma che... Premi cerchio. Ah! Ma che poi? Premi quadra. Oh figo, sott'acqua, pure sott'acqua devo rompere. La passiamo per di qua. Vai, veloce. Ora mi vado per interagire. Ah, prendi un po' di respiro. Bravo. Adesso passiamo di qua. Con la bombola di ossigeno ci servirebbe. Checkpoint raggiunto. Adesso. Bombola. Ah, la bombola. Bombola salva tutto. Allora, interagisci, rompi il vetro. Madonna, che forza in mare, pure sott'acqua riesce a rompere il vetro. Oh, adesso, oh, che è successo? Sta scoppiando. Madonna, che figata. Olè. Ho fatto tutto questo con computerino. Oddio, gli squali. Che è successo? Tutto bianco è diventato. Non è che mi si è bagnato lo squalo e mostro un paradiso. Oppure al purgatorio, non si sa mai. Tutta la gente che ha ammazzato. Però di solito bianco, vabbè, paradiso. Vediamo. Oi, Jason. Buongiorno, tesoro. Lo so che la foresta è bella e misteriosa. Ma muovi il culo, dolcezza. Eccoti. Trovato il mio tesoro? Non era sulla nave. Ah, Jason. Spezzerai del tutto il cuore a Kit. Mi sembrava teso l'ultima volta. Perché me lo dici? Non lo so. Pur parlé, caro, pur parlé. Per caso hai preso la bussola? Ottimo, molto bene. La ricerca dice, segui la bussola. Grazie infinite. Quando vuoi. Ora, se riesci a badare a te stesso... Io vado da Kit. Ok? Ciao. Allora, finita sta missione, un successo, un pezzo di storia. Allora, oh, guarda come si è abbassata l'arma. Ah, ecco, adesso è tornata normale. Adesso giù ai moli, vai a parlare con Buck. Io ci vado a parlare, tanto ci abbiamo tempo, quindi questa è una missione secondaria, la farò dopo, come si chiama? Carico sospetto, vabbè, lo farò dopo. Adesso andiamo da Buck.
Aspetta, quanto sta lontana la torre radio? È un pochetto, non so se mi conviene andarla ad attivare. Vediamo. 500 metri, vabbè, si può fare, sempre la torre radio vanno attivate. Allora, intanto abbiamo ottenuto un punto abilità. Allora, vediamo. Abbattimento accademia, segui abbattimenti in sequenza uno dopo l'altro. Ok, perfetto. Usa R3 per iniziare un abbattimento normale. Usa L per inquadrare il prossimo bersaglio e concatena l'abbattimento. Continua a concatenare, uccisioni finché ci sono nemici a portata. Moltiplica per te gli XP per la prima vittima e per 10 quella di ogni uccisione successiva. Vabbè, abbastanza buono. Allora, vediamo se si trova una macchina. Ah, non credo. Allora, back. Ci sta una descrizione. No. Vabbè. Allora, andiamo a sta torre radio. Allora, so 400 metri, vabbè. Se sta a fa buio, bisognerebbe... Oh, ho sparato. Se sbaglio. Ah, oh, ecco una macchina abbandonata. Allora, prendiamo sta macchina. Ok. Allora, la torre sta di là, ma per la foresta non è una buona idea, quindi passiamo a vedere di qua, magari sulla strada. Sì, ci dovrebbe essere la strada. Oh, nemici. Acciacchiamoli. Non posso sprecare munizioni con voi. Allora, sto andando nella strada giusta, sì. Meno quello. Allora, adesso andiamo. Segui sempre la strada. Oh, e la macchina. Oh, è la seconda volta, già al ponte mi era successo, ma l'ha superato. Allora, io adesso direi di cambiare strada. Si va per la foresta adesso. Allora, qui. Vai, liscio. Allora, adesso. Per di qui. Ecco qua la strada, ho trovato. Allora. Andiamo su sta strada. No, oh, aspetta, ci vado a piedi. Se va prima a piedi si può tagliare. La macchina è più complessa. Ah, stava qua sopra. Ancora troppo lontano. Però quasi arrivato. Allora, saliamo. L'ho visto i cerbiatti. I cervi. Il cerbiatto e il cornetto. Quelli sono i cervi. Allora, saliamo su sta cosa. Su sta torre. Oh, sempre più su. Ok, occhio a non cadere che mi ammazzo se no poi. Ok, saliamo anche questa scala. Questa cordicella adesso. Uff, fino a qui tutto a pe. Ok. Adesso. Oh, un kit medico. Si prende sempre. Adesso si sale. Da dove si sale? Oh, aspetta. Ah, eccola là. Eccola la corda. Sali. Ok. Saliamo quest'altra corda. E poi si passa qui. Qui. Ok, un percorso a ostacoli. Madonna. Più difficile sei ste torri radio. Madonna. Ma più difficile potevano fare. Ti potevano mettere direttamente all'ascensore. Usa il premi quadrato per interagire con l'ascensore. Ed eri arrivato. Allora, adesso saccheggiamo. Ok, feticcio squalico. E interagiamo. Adesso spacchi il lucchetto. Ti diverti tanto. Togli sti cosi. Pure questo. Questo lo togli. E sblocchiamo tre nuove aree. Vediamo. La prima è molto attraente. La seconda è questa casetta. E la terza è quest'altra casetta. Madonna che fantasia. Vabbè. Allora adesso vediamo. Andiamo a parlare da Buck. Andiamo qui. Però mi servirebbe a me. Niente, vabbè. Andiamo a parlare con Buck. Mi conviene scendere. Beh, si può scendere solo qua, quindi. Ok, F1 nei negozi ora gratis. Sembra tipo Famas. GL94. Oddio l'orso. Ah, via qua, vai. Affrontami. Porca miseria. Mo so fregato. Allora aspetta, vediamo la macchina. Ah, porca zozza, ce l'ho. Ecco la macchina.
macchina, macchina. Attacca i cervi, Ozzo. Attacca i cervi. Andiamo nella macchina. Vai. Eccomi. Ah, sei salvo. Vi porto dagli orsi boni. Aspettate, che vi ci porto subito. Adesso facciamo così. Piamo e buttiamo subito sotto. No, c'era la strada. Oh, schiva, schiva. Oddio, oddio, sembra peggio del rally. Oddio. E l'ho preso. Oh, avevo fatto tutto bene fino adesso. C'è sto albero qua in mezzo, dico io. Nella foresta, nella giungla. Oh, sappia fuoco, buono, scendi. Non è un bozzino. Scendi. Spegni, spegni. Oh, sto crepando. Cura. È scoppiata la macchina e via l'incendio. Ho piccato fuoco involontariamente. Vediamo quanto si espande sti incendi. Vabbè, no, andiamo a parlare con... Oddio, guarda l'incendio. Tutto colpa di una macchina. Oh, porca. Mo so cavoli. Naturalisti si incazzeranno leggermente. Vabbè, hanno detto gli serviva luce. Io ho fatto un po' di luce. C'hanno un po' freddo. Io ho acceso un fuoco. Un fuocherello. Che si sta espandendo a una velocità impressionante. Allora, andiamo, 300 metri mancano più o meno. Adesso attraversa l'acqua macchina. No, non ce la fa proprio. Mi serve una macchina speciale che attraversa l'acqua. Allora, saliamo qua sulla nostra salvezza, siamo disperati. Oddio, ancora. Allora, andiamo qui. Ovviamente non ci sta neanche una barchetta. Andiamo su quell'isola. Ok, oddio. Ho flashato uno squalo. Allora, 80 metri. Tuffo. Oh, i pesciolini. Che carini i pesciolini. Allora, andiamo a parlare con Buck. Al molo. Arriviamo a nuoto. Terra. Se sapevi dove dovevo andare, perché Jason, non me l'hai detto Jason, subito? Jason, levati le mutande dalle chiappe. Non sono io a giocare, sei tu. Io sono lo spettatore e mi aspetto uno show coi fiocchi. Levati di mezzo. Beh, no, non prima di una lezioncina di storia. Sei pronto? Ascolta bene. Prova a immaginarti un colossale monumento all'ironia. I cazzo di giappi formano un'unità speciale per trovare tesori perduti e ricchezze per il loro impero. Ma quei segaioli non si rendono conto che stanno costruendo proprio su quello che stanno cercando. Chiedimi cosa cercavano, Buck? No. Meriti una bella pacchettata. Ma sai che c'è? La darò a chi? Cercavano la Chao Cazzo Yang. L'ammiraglia che apparteneva a quel famoso generale cinese Zheng He. La bagnarola, puff, è sparita nel nulla. Con tutti i suoi tesori, eppure il mio cazzo di pugnale. Cioè, fa attenzione, La lezione è finita. Se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi, metterò questa missione nella parte decima e quindi che dire, ci vediamo al prossimo Warfrog.